giorno è oggi? Lunedì? Sì, ma che giorno? Lunedì 14. Sì, ma che festa è oggi? Fammi pensare, non ce n'è di fette. Come non ce n'è? Ti devo dire una cosa, che magari tu sei piccolo e non lo sai, ma oggi, il 14 febbraio, è San Valentino! Sempre le cose. Forse voi non lo sapete, ma è da un po' dei giorni che stiamo organizzando qualcosa per la festa della mamma con papà, cioè, perché San Valentino è la festa degli innamorati, perché noi siamo innamorati follemente di mamma Giulia. Bravi e bravi, bravo. Sto prendendo le sembianze di mamma Giulia e in questo momento la mamma non è a casa, vero? Ok, bisogna chiamare papà Antonio. Allora siamo col telecameraman, ma cioè bisogna chiamare papà perché ora non c'è papà in casa. Chiamiamo papà Antonio. Diego, dammi il telefono. Diego, il telefono devi dare, che lo devo chiamare. Facci. Ci siamo, eh? Sta squillando. Pronto, amore? Papà, puoi venire un attimo? Come mai? Cos'è successo? Ti devo dire una cosa. Cosa? Stiamo organizzando una cosa per la mamma e tu vieni perché ci serve il tuo aiuto. È urgente, amore? Sì! Ok, arrivo allora. A dopo. Sì, ciao. A few moments later. Diego, Diego, sveglia! Sveglia! Ha suonato il campanello, papà, andiamo ad aprire! Finalmente, papà! Come mai tutta sta fretta? Che è successo? È successa una cosa, vieni. Dimmi. Mettiti sul divano che ti devo dire una cosa. Va bene, arrivo. Papà? Okay. Ditemi, amori miei. Allora, sai che giorno è oggi? Che giorno è oggi? La festa degli innamorati. Wow. Allora, ma scusate, dov'è la mamma? È andata a farsi le unghie. Ecco perché ti ho chiamato. Sai perché? Perché vogliamo organizzare una festa alla mamma. Davvero? Sì, è finita. Sì, ma ho capito, ma per fare una festa non c'è nulla. Dobbiamo andare a comprarla? Sì, ecco perché ti abbiamo chiamato. E allora bimbi, dai, mettetevi la giacca che si parte! Two hours later. Dai, dai, sì, sto arrivando, dai. Allora, dai, andiamo a prendere il regalo dalla mamma? Sì, comunque ci ha messo un'ora solo per dirtelo. Ragazzi, papà, ci ha portato in un posto dove possiamo comprare tutte le cose che vogliamo, vero Diego? Sì. Iniziamo, cioè, venite! Papà, sei pronto a usare la carta di credito? No, no, userò la tua di carta di credito. No, andiamo. Vabbè, andiamo, poi ci penso io. Papà. Allora, Diego, incominciamo già a prendere qualcosa. C'è il portacosa, qui sta scritto vogliamo prendere un tizio di questo? Diego? Sì. Papà, possiamo prendere questo? Io direi prendere questo qua. Ok. E mettiamo una letterina dentro. E questo? Pozzo grande. Sì. Ne possiamo trovare di meglio di questi qua, eh? Vabbè, scegliamo e ci vediamo tra poco. Papà, ho visto la... Arrivo, arrivo! Mamma mia, andare a comprare con voi è un incubo. E guardate ragazzi, vi presento una nuova persona. Lui è Teddy. L'abbiamo chiamato così, vero papà? Sì. E non avete visto il pezzo forte. Ora venite con me che ve lo faccio vedere. Dai bimbi, prepariamo la roba. Sì, cari, ho messo un po' di palloncini col cuore, la scritta tutti. Ti amo. Sì, ho capito, ma il pezzo forte... Guardate! No, 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 no! No, Chiara, non adesso! Che è un regalo per la mamma! Okay. Lo facciamo vedere dopo questo! Oh, mi è scappato, papà! Ce l'abbiamo la pompetta! Oh! Oh, Diego, con la pompetta! Ragazzi, ci vediamo appena è tutto pronto! Guarda, guarda, papà, la forma del cuore! Ragazzi, mi è sfuggito un po' di mano e sono caduti tutti i brillantini di questo, esattamente! Ma, vabbè, io spargo un po' di pelle dappertutto! Lo sai, Chiara, che con tuo casino sono uguale con la mamma? Vabbè, dai, non si può mica arrabbiare con la sua festa!
abbiamo. Allora, dobbiamo. Ok. Già è bella la scritta ti amo, perché, cioè, vero papà? Bellissima. Sì, Diego. Ok. Questa c'è scritto, vediamo se c'è scritto veramente ti amo, come abbiamo visto lì. Si è rotta la pompetta. Papà, sei un disastro. Sì, veramente, povera mamma. Bibi, fermi. Adesso è arrivato il momento più importante. Cosa? Dobbiamo scrivergli una lettera alla mamma. Posso scrivergliela io? Ti amo. Certo. Macchiette, macchiettine, super novità. Potrete ordinare oppure acquistare in tutte le librerie d'Italia oppure nel link in Amazon che vi lascio sotto nel link in descrizione il nostro nuovo libro, Il mistero di Madame Mystère. Fatemi sapere che cosa ne pensate e correte ad acquistarlo. Allora bimbi, cosa possiamo scrivere? Mamma ti amo. Anzi no, mamma sei la più bella mamma del mondo. Guarda, questo è il nostro 13° San Valentino che passo con la mamma. Adesso quello che ci resta è aspettare la mamma, così quando entra. Posso metterlo? La mettiamo qua la letterina. E chiudiamo gli occhi. La mettiamo qua così. Ah! Pezzo finale. Allora, prendi già la benda per chiudergli gli occhi. Ok. Ragazzi, vorrei prendere la benda e abbracciamo la mamma. Ti dico, sono in ansia. Ok. No, scusatemi un attimo, cosa ci fate voi qui? Ma per quale motivo? Chiara, che cosa hai in mano? Abbassati un attimo, ti devo un attimo pensare. No, aspetta. A parte che non so che cosa state organizzando e perché... Tu fai quello che ti dico io. Vabbè. Vediamo qui. Allora, Chiara, guarda che se è uno dei tuoi soliti scherzi, te lo giuro che io questo non lo manderò mai in onda, Mamma! Tu lo sai che decido io se pubblicare un video o no, Mamma, ma questo è bellissimo come video. Sì, guarda, se è fatto da te è bellissimo. È fatto da mamma, lo metto io così non cade, dai. Sì, andiamo. Ti accompagniamo noi. Okay. Siediti che ti svelto. Devo tenere gli occhi chiusi o aperti? Allora, prima chiusi. Ve lo giuro che se avete smontato casa vi ammazzo, tutti e tre. Mamma, copriti gli occhi con le mani. Ok, va bene. Aspetta, ci siamo? Via! Puoi vedere. Siete sicuri? Sì. Mamma mia, mi sta già tremando. Sto già tremando. Posso aprire? Sì. C'è anche un piccolo regalo. No, ma aspettate un secondo. Ma oggi che giorno è? Oggi è San Valentino. No, l'avete fatto per me? Guarda il peluche, c'è anche un regalo. No, non ci credo. No, bimbi, ve lo giuro, non ci credo. Vieni con me, non ti faccio vedere il regalo. Andiamo. Devi leggere prima la lettera e poi ti do il regalo. No, aspetta un attimo. Ma chi l'ha organizzato tutta questa festa per San Valentino? Tutti noi. Quindi tu, Diego e papà. Vabbè, con te facciamo i conti dopo, ok? Vabbè, dai, tu intanto leggi. Ma non ti devo dire una cosa. Allora, questo l'ha scritto papà e all'interno l'ho scritto tutto io. No, scusatemi un attimo. Vabbè, a parte che la festa, allora, o mi dovete combinare un guaio o me l'avete già combinata. No, quale? Siete sicuri? Sì, tu va. Vabbè, però grazie, amore. Ma non hai letto questo. Per il nostro amore, quindi per la mamma, giusto? Mi dai un bacetto? Ma dai anche tu? No, vabbè, con te. Oh, mamma! Secondo me la mente di tutto questo sei tu. Wow! Ti amo, love. Ok. Questo è un giorno speciale. Ti amiamo, mamma, love. Grazie per aver portato la gioia nella mia vita. Vabbè, ragazzi, ve lo giuro, questo video è stato inaspettato. È stato il video, secondo me, uno dei più belli che mi avete mai fatto. Cioè, questo è il secondo che mi avete fatto. E questo, te lo giuro, me lo metterò in camera da letto mia e me lo abbraccerò quando tu non ci sei. Va bene? Ma chi l'ha scelto? Io. Gli hai dato anche un nome? Sì, mamma, si chiama Teddy. Dai, mamma, si chiama Teddy. Wow. Mamma, puoi aprire? Va bene. Ma allora,
Ti avrei rotto poi. Vabbè, mi sta già venendo da piangere per la terza volta, comunque. Vai, apri. Ti piace? No, ragazzi, ve lo giuro. Guardate. No. L'ho scelta io. L'avete fatta apposta? Ma... Ehi, ma quella è quella che abbiamo preso la... No, Chiara, siete andati nel... Vabbè, io non ho parole, non ho Te la posso mettere? Sì, mettimela. Posso sapere chi l'ha scelta? Esattamente papà. Chissà come mai papà Antonio conosce i miei gusti. Papà, gliela vuoi mettere tu la collana? Sì, perché non ci riesci, vero? E quando mai? Ragazzi, scusate, ma abbiamo dovuto cambiare persona per mettere la collana. Wow! Com'è? Vi piace? Allora, bellissima. Un attimo, vado a vedermi e torno. Bimbi, vi devo dire che è una collana super fantastica. Com'è? Bella. Ti piace? Allora, a te ti piace? Bellissima. Meno male. Allora, io vi devo ringraziare. Mamma. Oh, dimmi, amore. Sei bellissima. Grazie, amore. Ragazzi, vi devo dire che è stato il giorno più bello. Mi avete fatto emozionare. Io mamma, vi ringrazio. Il guaio è quello. Ma vabbè, solo per oggi posso anche pulire il disastro io. Ma poi... Mamma, ci amo. Sì, no, mi stavo alzando apposta per vedere. E guarda cosa c'è scritto, buone San Valentino. No, veramente, ma vi siete superati questa volta, Devo ammettere che siete stati favolosi. Allora, ragazzi, per me, anzi, per noi, il San Valentino finisce qui. Vi ringrazio, cuccioli miei, siete stati favolosi. Diego, cos'hai? No, che bello! No, no, ragazzi, io non so se voi avete avuto un San Valentino così, ma se il caso non l'avete... Ma se il caso non l'aveste avuto, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Vi salutiamo dalla nostra famiglia super pazza. Con Daddy! E soprattutto, se te lo fossi dimenticato, sei ancora in tempo ad andare dalla tua mamma o dal tuo papà o fargli un bel disegno, un bel pensierino, e basta che lo fate col cuore, perché oggi è San Valentino! Ehi, ci sono anch'io, Non vi ricordate? Vabbè, papà Antonio serve solo a organizzare le feste. Ciao ciao! Iniziamo la ricerca con voi, con voi, con voi. Iniziamo la ricerca con voi, con voi, con voi. Nel bosco innevato iniziamo a cercare, Diego e Corro che ci dobbiamo sbrigare. Troppi segnali, adesso lo so, è stata Madame Misero. Guarda più avanti e dimmi che vedi, insieme a noi c'è pure lo Yeti, non è cattivo, è super...